Buonasera e buonasera, benvenuti al Perbenista. Anche questa sera ci soffermiamo su un tema eh, molto delicato che ha, avuto, ha registrato molti riscontri nella scorsa puntata, ovvero il disagio di chi soffre di disturbi mentali, soprattutto il disagio dei propri familiari. Ma quello che abbiamo tentato di capire è dopo la chiusura dei manicomi, termine eh, terribile oggi solamente da pronunciare e quindi dopo la legge Basaglia. è stata realmente eh, applicata, siamo un gioco di parole, la legge Basaglia, perché sembra che per vent'anni eh, la politica non ci abbia pensato, sia entrata in vigore solamente vent'anni dopo, in realtà. E questo non va bene, non va bene perché pensare che tanta gente che finalmente doveva uscire dalla costruzione delle mura di questi ospedali psichiatrici, di questi medicomi, alla fine abbia dovuto aspettare altri vent'anni, altri quindici anni, Beh, insomma, nessun carcere arriva a delle pene così dure. Cerchiamo di capire questo argomento, questo tema, con due ospiti questa sera, ovvero qui con me Ilera Cecot, che già nella scorsa trasmissione aveva dato dei suoi contributi, che è assessore al welfare nella provincia di Gorizia. E il dottor Pierpaolo Mazzuia che è uno psichiatra e che dirige il Dipartimento di Salute Mentale della Bassa Frullana Isontina, poi ci spiegherà meglio territorialmente eh, qual è il territorio esattamente. Dottor Mazzuglia, ma com'è possibile che passano 15 anni, almeno se non 20, prima di applicare realmente la legge Basaglia? Per tutti quei 15 anni, quei 20 anni, i politici e gli psichiatri che dialogavano, con i politici, a che pensavano? Beh, ehm, la storia eh, non è così semplice, ci sono delle fasi nell'applicazione nell della legge 180, la legge 180 è del 1978, nella regione Friuli-Venezia-Giulia, prima a Gorizia con l'arrivo di Basaglia e poi con il suo... Inizio di lavoro a Trieste nel, nel 71, le cose sono partite addirittura in anticipo, per cui se dovessimo fare. In anticipo mh, cosa vuol dire? In beh, insomma, la legge Basaglia si chiama Basaglia perché nell'esperienza triestina Basaglia ha messo le basi per poter poi in qualche modo convincere o portare l'evidenza uh, alla classe politica di quello che era possibile fare per chiudere i manicomi, ma soprattutto per sostituirli nel territorio con delle strutture che ne facessero le funzioni senza averne tutti i clamorosi danni. Eppure il manicomio di Udine, quello di Santo Osvaldo. solamente nel 1994 realmente chiude e certo. diventa il, certo. un centro di salute mentale. Certo, sì, sì, ma nella regione i tempi non sono stati omogenei su questo. A Gorizia, eh, certo. lei di Gorizia. Sì. Avete inaugurato da pochi giorni il nuovo centro, ma mi pare che il vecchio centro, altro che nel 1994, sia durato ancora di sì, più. Sì. Diciamo che eh, nella nostra regione Trieste è stata sicuramente all'avanguardia, ma nel giro di poche decine, ma direi un paio di 10-15 anni, il resto della regione ha seguito la strada, ognuno con la sua velocità. Eh, indubbiamente. Gorizia e anche Udine hanno avuto delle grosse difficoltà. Non credo fosse stata una responsabilità eh, diretta dei, degli psichiatri o dei politici, ma c'è stata una certa confluenza di ehm, cattiva gestione, di difficoltà a mettere mano a quell'enorme struttura che era il Santo Svaldo, insomma i certo. colleghi Assessore. che ne hanno lavorato ci hanno messo diversi anni, ma adesso siamo usciti da Assessore, questo. Assessore, secondo lei la lentezza, se d'accordo con me che c'è stata una certa lentezza nell'applicare eh, la legge Basaglia o quantomeno nel eh, adeguarsi, è stata dettata da una colpa di una classe politica forse impreparata, inesperta, impreparata perché non era un tema da poco, non perché non fossero eh, bravi loro, oppure da una, come dire, dal fatto che eh, chi era chiuso in manicomio era gente fino a quell'anno che non poteva votare, che non era in grado di intendere di volere, che in qualche modo, fra virgolette, era poco visibile. Se dobbiamo parlare della formazione rispetto a questo argomento della classe politica, forse ancora oggi c'è una non formazione della classe politica rispetto all'argomento. Per quello che riguarda in particolar modo Gorizia, sicuramente, e penso, mi corregga se sbaglio, ma c'è stata una forma di rimozione del fenomeno Basaglia a Gorizia, perché Basaglia a Gorizia, diciamo, è vero che la riforma Basaglia nasce a Gorizia e si sviluppa a Trieste. È anche vero che all'epoca l'amministrazione provinciale cacciò. Basaglia da Gorizia. E in qualche modo eh, c'è stata da parte della città e del territorio una rimozione di quel percorso e di quell'opera. Eh, per cui io penso che si sconta da un certo punto di vista l'assoluta eh, mancanza di preparazione della classe politica questo sì e da un altro punto di vista ovviamente una riforma impattante come fu la riforma Basaglia specialmente a Gorizia <coughs> ha subito un fenomeno storico di rimozione soltanto di recente come le ho detto l'altra volta siamo riusciti a portare alla luce l'opera ad esempio di Basaglia all'interno dell'ex OPP di Gorizia eh, se lei pensa che eh, in Ucce, lì c'era la riforma Basaglia, l'opera di Basaglia, l'imprinting che poi si è sviluppato a Trieste e questo era, come l'ho detto l'altra volta, conservato in un sottoscala. Questo la dice lunga. Certo, Eppure, eh, dottor Mazzuia, noi abbiamo intervistato, eh, fra i tanti ospiti che sentiremo questa sera e che l'abbiamo appunto chiamata a commentare con noi, il dottor Giorgio Matassi, eh, che è stato proprio in quegli anni, nel 1994, assessore regionale alla sanità e che decide di chiamare come commissario a uh, Santosvaldo, ma è Santo Santosvaldo, un uh, nome importante come Franco Rotelli, che eh, più tardi sentiremo anche una sua intervista. Proprio per cercare di dare il via a questa macchina. Ma delle parole di Matassi, che eh, si sentirà subito, percepiamo eh, alcuni passaggi che eh, d'altra parte Matassi è un politico, non è uno psichiatra, alcuni passaggi che eh, poco umani, forse no? a partire dal fatto che eh, apprendiamo noi profani, eh, ovviamente non diciamo nulla di nuovo: che i malati di mente avevano un libretto. Eh, quelli che erano in cui e Questo libretto serviva affinché venivano depositate come una paga eh, mensile dei soldi per eh, aiutare per i propri bisogni questi malati di mente. Se non che il passaggio era duplice perché non potendo riutilizzare i soldi o finivano come dei veri investimenti per i parenti, quindi alla morte del malato il parente andava a ritirare il libretto con tutti i soldi. Eh, del paziente, quindi era un buon investimento, meglio degli attuali bot, eh, ci vuole poco, oppure, cosa ancora, a mio parere più cinica, anche se Matassi non ne parla in questi termini, eh, questi stessi fondi servono alla regione, alla sanità regionale, per eh, poter aprire le prime case di eh, ospitalità per i malati di salute mentale. Quindi fondamentalmente la regione interviene sequestrando i soldi e dei malati di mente e utilizzandoli in proprio. Però, siccome non voglio dire cose che possono sembrare strane, prego la regia di mandare il primo filmato, cioè quello dell'intervista, a Giorgio Matassi. La malattia mentale era da un lato uno spettro, nel senso che c'era bisogno di disfarsene e di segregare il deviante, ma dall'altra nel tempo aveva costituito una congerie di interessi anche di tipo economico che evidentemente era difficile scalfire interessi quando, legati legati alla, alla vicenda del malato di mente. Non dimentichiamo che il malato di mente è comunque un invalido, è comunque un portatore sano di libretto. Diciamo che, sano fino a un certo punto. Fino, sano, nel senso che sono soldi veri per poterli talvolta consegnare a parenti che scaricano lì il malato, ma anche quell'insieme di attività e di servizi che possono essere resi a insaputa della persona semplicemente amministrando... Perché il parente il suo bene. che lasciava il malato di mente nella struttura percepiva una... No, veniva semplicemente accantonato un capitale che nel momento in cui eh, il malato di mente... De, diciamo, veniva a mancare? Veniva a mancare eh, subentravano i, eh, gli eredi. no? Molte di queste cose sono nate anche così, la no? persona disturbata che nuoceva in casa veniva comunque istituzionalizzata. Su e che numero siamo più o meno eh, eh, di ricoveri nel 94? Eh, nel 94 a memoria credo se fossimo ancora un centinaio oltre un centinaio di persone dentro perché io eh, ebbi modo di visitarlo, di capire eh, di persona... Come erano effettivamente le cose. Lei che ambiente vide quando entrò nel 1994? Un ambiente che sembrava un ospedale o un ambiente che faceva un'altra impressione? Perché i filmati che noi abbiamo visionato dei manicomi dell'epoca erano rasentavano il livello umano? Ma io visitai due padiglioni e sicuramente quelli più aperti, quelli in qualche modo meno considerati più accessibili. E una delle cose che mi fecero più male proprio e che mi eh, invogliarono a chiudere era quella di ritrovare delle persone che conoscevo. Erano poco più di ragazzi, insomma, trentenni, che io avevo frequentato nella mia gioventù e che ho ritrovato lì improvvisamente e ci siamo anche riconosciuti. Insomma. Si dice che eh, anche la Curia in quegli anni metteva gli occhi, aveva gli occhi addosso al manicomio. Perché la curia nel 1994 era così interessata al manicomio? Ma la curia intanto aveva elaborato un progetto sostanzialmente di quelli che si dic dicono città della salute, eccetera, ma sostanzialmente in una struttura, che, come si dice, istituzio di istituzioni totali. No? Totali significa che ti prendono in carico e non ti mollano. Cioè non c'è nessuna decisione o libertà. Non è che lei era, era. comunista all'epoca e non vedeva male i preti? No, ma figurati, come dire, io ero comunista, ma pur essendo ateo, um, storicamente, sì. di, fam di famiglia, frequentavo tutti i comunisti cattolici, quindi certo. la, dire, nella mia sezione il 95% frequentavano la chiesa, quindi mi trovavo, peraltro, nella mia, nella mia gioventù a fare a fare i cineforum su Alien. Quindi erano interessi di carattere erano economico quelli della Curia. Erano interessi forse in parte economici, in parte anche di progetto ideale, non so, io ho sempre attribuito la buona fede agli altri. No? E in quel, in quel tempo, e anche la ragione per la quale intervenni quasi subito, si stava prendendo corpo un progetto proposto e promosso dalla Curia che aveva questa parvenza di apertura per cui sembrava avanzato semplicemente perché prevedeva che nell'ospedale psichiatrico avvenissero dei momenti di partecipazione da parte della popolazione. Una popolazione... Cioè in per... qualche modo voleva far diventare una specie di teatro all'interno dove... Sì, la una, gente... serie, una serie di appuntamenti anche rivolti all'esterno. Ma il problema era che avevamo deciso di chiudere gli ospedali psichiatrici e la mia preoccupazione è che continuando così si strutturassero ancora più forti. Secondo lei il, la chiusura del manicomio era una bella notizia per i pazienti del, della struttura? Credo di sì. E per quindi lasciarli, sì. lasciarli altri 30 anni dopo la legge non è stata un, un doppio ergastolo: si parla di ergastoli bianchi. È stata una crudeltà, è stata una crudeltà che io ho visto negli occhi di quegli amici che ho visto ricoverati lì. Il malato di mente? Il malato di mente un libre... aveva, un libretto? aveva un libretto di risparmio sul quale veniva versata la sua indennità, questa pensione sociale. Ma c'era no? solo la sua indennità o c'erano anche i soldi che aveva da prima? Cioè non era un conto corrente totale. No, no, no. Parliamo di libretti a risparmio, libretti al portatore. Ok. Quindi, quindi ogni quindi... mese veniva versato un tot. Un tot da parte dell'Inps. Perché e esiste. questo TOT a cosa serviva? Ai parenti un domani o a, a loro? Sostanzialmente avrebbero dovuto essere utilizzati per loro. Ma quando? Immediatamente, perché se io ho dei soldi per poter gestire il mio, il mio quotidiano. Ma se chi... sono chiusi in manicomio, che, de, che ne fanno di questo soldi? Perfetto. Maturano un, un capitale per i parenti o, ecco. per, o per chi ne vuole farsi dare la delega per metterci le mani. E naturalmente l'interesse al malato psichiatrico è anche questo, insomma. Non dobbiamo immaginare che non ci siano interessi materiali. Queste sono come le mosche sul miele. Quindi all'epoca no? portare il malato in manicomio non era una spesa, ma era un investimento. Eh, per certi aspetti sì. discorso cinico da parte è, eh, però vuol dire. Sicuramente qualcuno lo A questo fatto. punto dice che eh, questi libretti, con l'arrivo di Rotelli, vengono che fine fanno? Fanno semplicemente, vengono censiti, sì. vengono valutati sì. e viene chiesta la delega da parte del malato o, della, della, o del, custodio, tutore. Del, del tutore per poter utilizzare quei finanziamenti per costituire eh, le risorse per riportarlo a domicilio o in comunità protette. Questo è stato il volano che ha consentito. L'immediatamente di mettere in campo delle risorse. Quindi assessore, vuole com commentare? Bisognerebbe cercare però di non fare confusione, nel senso, certo. ovviamente ci viene raccontata una storia che risale al 94 e, e dove vigeva un ordinamento diverso. E Infatti una stiamo realtà. parlando di quegli anni in questo intervista. Ecco, Però è bene che la gente sappia a casa che non è che se uno viene ricoverato oggi al CSM per forza percepisce una pensione dell'Inps, bisogna fare un procedimento che è il riconoscimento ed è una scelta che non, sempre, non è automatica, nessuno ti dice che una volta che viene ricoverato al CSM. O, comunque, seguito dal centro, tu sei invalido. Il riconoscimento dell'invalidità è un percorso che viene fatto su richiesta, su valutazione dei medici e del paziente. Dopodiché ci si scrive al collocamento mirato, la 68, eccetera, eccetera. eccetera. Dottor Pazzuviga, secondo lei, visto che eh, facciamo una piccola divagazione, ora che abbiamo sentito parlare di eh, libretti, di pensioni e altro, ci sono anche finti malati di mente? Non chiusi, non intendo fra le persone chiuse, eh. intendo fra le persone vuol dire che ricerco Cioè Lei ha avuto modo di dover... Non credo che dalle nostre parti eh, Beh, o ci siano esperienza... i finti ciechi, i finti zoppi, i finti sordi. Certo, ma dico... Nella mia esperienza non, non credo ci siano. Io ho fatto anche parte delle commissioni per l'accertamento eh, delle invalidità civile. Quindi non può, non può dirmi che ci sono quelli finti perché se in commissione. Credo che non, che non ce ne siano. Credo che chi cerca di avere un riconoscimento di invalidità ma non ne ha le caratteristiche, rimane deluso. insomma uh -huh. mm -hmm. Poi, Ci sono degli, degli estremi di legge. Correggo no? se sbaglio, le limitazioni sono parecchie per una persona che vede riconosciuto quel tipo di invalidità, cioè se prendi i farmaci non puoi guidare la macchina, eccetera, eccetera. No, non è ci, sono, ci sono delle conseguenze. Beh, certo non è un vantaggio non nessuno. Può è. essere un vantaggio, può essere un aiuto, può essere... è un diritto perché si porta dietro... Delle, dei benefici che comunque, ripeto, sono, non sono così attraenti da poter spingere qualcuno a, a far finta. O forse sì, per carità. Senta, io in questo blocco, in questo primo blocco, eh, chiamiamolo un po' più storico dei tre blocchi che poi andremo ad affrontare durante questa puntata. E vi farei sentire anche l'intervista a Franco Rotelli perché ha una storia essendo stato il primo assistente di Basaglia, ma soprattutto perché Franco Rotelli tutt'oggi è, è presidente della Commissione Sanità in Consiglio regionale e con la competenza che ha da psichiatra è particolarmente attivo nella riforma sanitaria per quanto riguarda proprio il ramo della psichiatria. Allora sentiamo eh, l'intervista al eh, dottor Rotelli. Il suo nome è in particolar modo legato alla psichiatria. Non a caso è uno psichiatra, non a caso è stato uno dei più stretti collaboratori di Basaglia. Ci vuole raccontare in una manciata di secondi il suo rapporto con Basaglia? Beh, il mio rapporto con Basaglia vive per 8-9 anni. E... Dall'ospedale psichiatrico di Parma ai, ai 7-8 anni che abbiamo fatto insieme qui a Trieste, un rapporto molto intenso perché, ovviamente, sono stati anni di grande trasformazione: gli anni in cui la riforma ha, ha avuto la sua scena più forte, negli anni 70, e si è passati da un grande ospedale psichiatrico alla legge che decretava la la fine degli ospedali psichiatrici quindi anni di grande trasformazione culturale, operativa quindi molto dinamici e certamente sono stati anni di, di lavoro intensissimo eh, con Basaglia si lavorava giorno e notte eh, dentro l'ospedale psichiatrico e quindi che era il, molto intenso Chi era il peggior nemico di Basaglia? Non intendo un nome intendo un'istituzione una lobby, un modo di ragionare cioè, chi è che si contrapponeva maggiormente al pensiero di Basaglia. Ma insomma, direi che mm, la Battaglia è stata una battaglia culturale, quindi il concetto di pericolosità che malato di mente è stato un concetto difficilissimo da abbattere. Pericolosità per il prossimo o per se stesso? Per, per tutti. L'elettroshock fino a che anno è stato utilizzato? Fino al 2016, perché fino fino adesso, in alcuni luoghi lo usano tuttora. E e lo praticano tutt'ora in altro modo magari sempre in anestesia totale con... oggi è in anestesia totale sì. una volta no una volta no e naturalmente il 90, 98% dei luoghi non lo si usa più ci sono però ancora dei luoghi o dei, degli psichiatri che ritengono che l'elettroshock serva e lo utilizzano tutt'ora in realtà. Ed è discrezionale dello psichiatra? Eh? Cioè eh, la legge non c'è? Non c'è una proibizione. Non c'è una proibizione. No. Lei personalmente è favorevole o contrario? Io sono contrarissimo, non solo e non tanto per la, la cosa in sé, ma per l'uso e l'abuso che si se è sempre fatto negli anni. Io ho lavorato e sono andato a... Certi periodi a lavorare in paesi, in paesi in via di sviluppo cosiddetti, e eh, non avendo i farmaci, l'elettroshock eh, era uno strumento eh. sedativo. Bastava, bastava avere un po' di luce, quindi, uno strumento molto economico. In quanto economico, viene utilizzato alla grande. Quindi, eh, voglio dire, mh, ci sono studi che eh, in base ai quali. Si potrebbe ragionevolmente ritenere che in certi pochissimi casi gravissimi di depressione o di stato maniacale, l'elettor ciò potrebbe anche dimostrare una sua efficacia, secondo alcuni autori. E viene usato, è stato usato in concreto, molto di più per una logica punitiva, una logica di, eh, come dire, di governo del sistema manicomiale che altro. Punitiva nel senso che praticamente uno con l'elettroshock veniva sedato? Uno veniva sedato e aveva anche una, una sua lone di minaccia ti faccio un elettroshock. Per la paura o per il dolore? Per, per ammedure le cose, per ammedure le cose perché per esempio a, a Torino c'è stato uno psichiatra abbastanza che è stato condannato perché, per l'abuso di questo strumento e, e che usava questo strumento palesemente e chiaramente a scopo così, diciamo così, punitivo per governare il sistema. E una persona della, per colpa della sanità può perdere una gamba, un occhio, altre cose, può anche impazzire per colpa della sanità, questa è la domanda. Beh, insomma, credo che certamente può aggravare notevolissimamente le sue proprie condizioni che possono essere anche di in qualche modo... Di qualche fragilità o di qualche debolezza o di qualche problema, e problemi che oggi, appunto, ovviamente. Cioè, diciamo una cosa molto, molto anche chiara: negli anni '60 c'erano 100.000 persone nei manicomi italiani, non 100 100.000. 100 È cambiato tutto in questo paese, e noi eh, qui siamo in una città in cui. Parliamo di letteratura, parliamo di svevo che si racconta no? sempre dentro questa vicenda, malattia, salute, mi ammalo, non mi ammalo, qual è la mia malattia, qual è la mia salute? Questa domanda continua a essere così, e si è spostato, insomma, il concetto di cos'è malattia, cos'è salute. Perché tanti matti, usiamo questo termine così brutto, perché tanti matti in questa regione? C'è chi dice lo iodio, c'è chi dice il vino, c'è chi dice... C'è chi dice che ce n'è come in, altre, in tutti gli altri posti. Non c'è una percentuale maggiore, come si dice? Qui. Non ho motivo di credere. C'è un business attorno ai centri di salute mentale, secondo lei? In questa regione, secondo me, no. In, questa regione. in altre regioni, non, in non intorno ai centri di salute mentale, ma intorno alle residenze che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici. Cioè, in molte regioni. Ci sono residenze cosiddette riabilitative, che non si chiamano più ospedale psichiatrico, neanche ospedale, dove però 20, 30, 40, anche 50 persone convivono per anni anche, in condizioni di solito molto migliori di quelle del manicomio dell'epoca, ma comunque in una condizione di lunga assistenza, di lunga degenza. E, e lì attorno a queste residenze, in varie regioni italiane, c'è certamente un business importante. Lei oggi siede in consiglio regionale. Trova qualche forma di, eh, di follia? Vuol dire non del gioco? Perché chiaramente. In no, giro, dice. Sì, cioè, vuol dire il politico, il consigliere regionale in generale, no? Le, chi è da troppi anni attaccato alla poltrona, eh, in qualche modo perde il senso della realtà? No? Allora, vuol dire, eh, lei pensa che eh, ci sia anche in questi casi una, un disturbo mentale? Ma no, io credo che tanto non dobbiamo abusare di questa questione di disturbo mentale per nessuno, Beh, no, neanche, neanche, se... per, neanche per i politici. Insomma, no, dire, no, però, vuol dire. dire è, io, io, allora. Pensiamo alle spese pazze, pensiamo a tante cose, vuol dire tante cose, tanti gesti che vengono compiuti in effetti senza dolo, senza follia. Le spese pazze non erano tanto pazze, le spese pazze erano no. spese fatte piuttosto indegne, diciamo così, o comunque frutto di un regol regolamenti assurdi, insomma. No? Certo. E quindi non ero tanto pazzo, Però la domanda è, il potere, o, il potere o la mancanza di colpo di potere può portare emotivamente una persona a eh, delle depressioni, penso di sì. Ma credo che la questione del, del potere sia una questione che vale per tutti, insomma, no? Cioè ciascuno di noi deve avere un ragionevole potere sul mondo che lo circonda, sui suoi immediati dintorni, deve poter dominare un po' i suoi immediati dintorni, se ne viene soltanto invece dominato non sta mica tanto bene, ma chiunque di noi, altrettanto chiunque di noi dipende da molte persone, affettivamente, legalmente, eccetera. Mm, sul, luogo, sul luogo, di lavoro abbiamo tutti delle dipendenze queste dipendenze non, mm, a volte sono molto forti non, ma non è mica detto che siano patologiche cioè io dipendo da mia moglie dipendo da mia moglie, ammetto di dipendere da mia moglie e questo non vuol mica dire che io sono matto insomma no? Beh, affascinante insomma comunque come, come personaggio no? insomma, sarà che rappresenta una storia della psichiatria o della politica insomma del dopo Basaglia però Affascinante. Senta, eh, dottor Masuia, noi fra un po' sentiremo delle altre interviste nel secondo blocco, un po' più rapide, un po' più forti, su quelle che sono fra l'altro eh, le cause che portano a queste forme di disagio mentale. Ma eh, in pochissimi secondi, prima di andare in pubblicità, bisogna fare attenzione ai termini, cioè, io continuo a dire disagio mentale. È giusto dire disagio mentale. Se cioè uno è disagiato, o bisogna dire che cosa per imparare a parlare correttamente. Ci sono. Disturbo mentale, disagio mentale. Ci sono delle gradazioni che possiamo utilizzare se vogliamo essere sì. eh, più. Volendo un essere po un po' a 360 gradi senza entrare nella certo. patologia più grave, dico. Il disagio è una condizione che, che può toccare a tutti noi con una certa frequenza, no? sono le sì. situazioni nelle quali ci si mette eh, per questioni che riguardano l'esperienza le, di vita quotidiana. Quindi il disagio è un disturbo transitorio? È qualcosa, è uno stato di, di, di fastidio, di malessere, sì. di, di mh, un senso di, come posso dire, di insufficiente capacità di gestire la propria situazione. Poi da, dal disagio si passa al disturbo, quando questa condizione è una condizione invece che diventa pervasiva della vita delle persone, per cui gran parte della vita di una persona, gran parte della giornata, gran parte dei suoi pensieri sono occupati da un certo tipo di preoccupazione piuttosto che di, di disturbo del pensiero, piuttosto che disturbo dell'umore. Allora, Adesso abbiamo brevemente in pubblicità, poi eh, riteniamo in studio, facciamo una piccola prefazione e sentiamo due suoi colleghi che abbiamo voluto intervistare eh, assieme e abbiamo visto insomma che finalmente eh, abbiamo trovato due psichiatri che non la pensano in tutti i campi proprio nello stessissimo modo quindi un po' smetizzato questo discorso della casta anche nella psichiatria, certo. forse, oppure ci hanno preso in giro loro essendo più bravi andiamo in pubblicità